adesso facciamo un piccolo circuito semplicissimo in modo tale che il lavoro aerobico insieme al potenziamento addominale e dorsale vengano uniti insieme. Cominciamo dalla corsa, quindi per 10 tempi correte sul posto e per 10 tempi fate dei jumping jacks, conto insieme a voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ripeto, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per 5 volte, dopodiché vi fermate, mettete la gamba dietro, cercando di allontanare, non di attaccare il tallone al gluteo, ma di allontanare il tallone del gluteo in modo tale che anche la spalla si apra. 30 secondi, idem dall'altra parte, respiro, 30 secondi, non arcate la schiena, gamba tesa, prendo l'aria, fuori l'aria, 30 secondi, non gobba, mantenete la schiena dritta, l'altra gamba, inspiro, fuori l'aria, 30 secondi, andiamo. Sul tappetino, piego la gamba vicino al gluteo, fuori l'aria e torno, fuori l'aria e torno per 10 ripetizioni, pancia sotto, allungo le braccia avanti, inspiro, piego le braccia, inspiro, piego le braccia per 10 ripetizioni, si ricomincia dalla corsa per 3 volte, grazie a tutti ragazzi, ciao Cristina e ci vediamo.